Inizialmente l'Italia fu per i Longobardi solo una terra di saccheggio. Forse la penisola avrebbe potuto essere per loro solo un territorio di transito, se essi avessero potuto defluire a occidente dopo averla depredata. Ma l'ostacolo dei regni franchi a ovest precluse ai Longobardi questa possibilità. Del successore di Alboino, Cleifi, sappiamo solo quel che scrisse un altro longobardo, Paolo Diacono, e cioè che egli uccise o esiliò molti romani, certo per derubarlo. Venne assassinato da un uomo del suo seguito dopo neanche 2 anni di regno. Ma questo non segnò la fine del terrore per la popolazione dell'Italia, che si trovò a vivere il periodo della cosiddetta anarchia ducale. Nel decennio tra 574 e 584 i duchi longobardi rimasti senza re percorsero la penisola depredando e uccidendo gli ultimi superstiti. Dovevano esserne rimasti ben pochi dell'antica aristocrazia. Chi erano questi duchi? Il loro nome viene dal latino duces, anzi duques nella sua pronuncia antica. Essi erano dei comandanti militari, dei comandanti di gruppi di fare. Questi duchi avevano poteri illimitati nei loro territori, sia in ambito militare che in ambito giuridico e amministrativo. Non c'era difesa dal loro arbitrio. Insediatisi nelle città, normalmente pretendevano un terzo dei prodotti della terra per il loro popolo. Ma oltre a questo, essi spargevano il terrore nelle città e nei territori circostanti, perché subivano a loro volta la pressione dei loro guerrieri interessati soltanto a organizzare nuove scorrerie e saccheggi. Fu questo il periodo più nero della storia d'Italia. Per la prima volta la penisola era stata quasi interamente conquistata da un popolo il cui dominio non aveva ricevuto la benché minima parvenza di legittimazione imperiale, né aveva alcun legame con il passato. I Longobardi non rispettavano nulla delle tradizioni romane, né dei luoghi di culto, e si depredavano e uccidevano indiscriminatamente sia gli ultimi rappresentanti del ceto dirigente latino, sia gli uomini della Chiesa. Persino Paolo Diacono, lo storico Longobardo che volle lasciare una memoria positiva del proprio popolo, ammise che la popolazione dell'Italia fu decimata nei primi decenni della dominazione. Qual è la conseguenza di questa invasione? È che l'Italia è divisa in due regioni ben distinte. Da un lato abbiamo la Longobardia, da cui derivò appunto il nome di Lombardia, formata dal Regno d'Italia con capitale a Pavia e poi dai Ducati di Spoleto e di Benevento. Dall'altro abbiamo la Romania, da cui deriverà il nome di Romagna, costituita da quei territori rimasti ai bizantini, con capitale Ravenna. E come vedete questi territori si concentrano nell'attuale Romagna, nelle Marche, in parte dell'Italia centrale tra la Toscana e l'Umbria e gran parte del Lazio. Poi abbiamo anche regioni meridionali come la Puglia, la Calabria, la Sicilia, la Sardegna.